triple di questa sera. Ancora Collins, Collins, arresto, tiro da tre, ancora lui! E ancora lui! Andre Collins spara un'altra delle sue triple, è la sua serata. Andre Collins, 19 punti ed è più 6 Juve, a 4 e 12 dal termine. Prova a rispondere Bešinović e realizza, fa 19 anche lui, ma la Juve è prepotentemente avanti nel punteggio, più 3 e palla in mano, 6-7-6-4, 3-58 al termine. Il palleggio di Collins, ultimi 9 secondi però dell'azione della Juve. Collins contro Joby Thomas, Collins, Collins, arresto, tiro da 3, corto stavolta, rimbalzo di Bešinović, ma c'è Dornekamp, Dornekamp a tabellone, ancora segno Dornekamp. Che partita sta venendo fuori adesso per Dornekamp, è il settimo punto. Bešinović, poi Gorì non può tirare perché non è nel suo bagaglio tecnico, allora si torna da Bešinović, più 5 per la Juve e fallo di Fletcher sul palleggio di Bešinović, secondo fallo di Fletcher. La Juve con la testa completamente nella partita, testa, il cuore e le gambe, direi, testa, cuore e gambe. 3 minuti 20 secondi alla Serena finale, più 5 per la Juve. Bešinović, lo scarico per il tiro da 3 punti di Gorì, cortissimo, si lotta al rimbalzo, la sporca Ortler, rimessa Caserta, rimessa Caserta. 3 minuti e 10, più 5, palla in mano. Collins, posso muovere solo un appunto, adesso metterei Stipanović anche se ha 4 falli. Vediamo se Sacripanti ascolta Camillo. Nel frattempo Collins fuori per Fletcher, dalla media, da 2, sbaglia, tiro corto, prova a recuperare un rimbalzo Charlie Bell, ma c'è Bešinović a contenderlo e a conquistarlo. Joby Thomas adesso contro Collins, sfida tra ex ferraresi, poi Bešinović, fallo di Charlie Bell che manda in lunetta Bešinović. Adesso sarà un calvario di tiri liberi. Mamma mia, però se va sempre Sani Boy a batterli non è un bene per noi, eh? Non è un bene, siamo in bonus, anche Treviso in bonus. Sacripanti a colloquio, metti Stipanović, metti Stipanović. Terzo fallo per Charlie Bell e Bešinović, lunetta, 2.46 al termine, realizza Bešinović ed è ventello per lui. 6-9-6-5, 2 minuti 46 secondi alla sirena finale. Bešinović sbaglia il secondo ed è una notizia da prima pagina, ma va benissimo alla Juve che adesso ha più 4 e palla in mano, sempre due possessi tra le due squadre. Dornekamp che non si vede ma sta facendo un partitone. Va da Smith contro Gorì, 8 secondi al termine. Smith deve attaccare Gorì, Smith, Smith fino alla fine, sbaglia, poi Fletcher, ancora Smith, ma Gorì recupera il rimbalzo. 2.20 al termine. Joby Thomas, fallo di Collins. Andrei lunetta, Joby Thomas. Sacripanti si arrabbia giustamente per questi falli. Questo no, questo è un fallo che c'è, rivediamo il replay. Sì, netto il fallo di Andre Collins, nulla da dire. Due tiri liberi da Rio per Joby Thomas, un altro che dalla lunetta è una sentenza. Qua veramente è difficile battezzarne uno per Treviso. Realizza il primo l'ex Ferrara. Più 3 Caserta. Thomas ancora dalla linea della carità e realizza ancora, più 2, 2-18. 6 punti per Joby Thomas, 2 minuti 14 secondi al termine. Juve più 2, palla in mano, 6-9-6-7. Collins per Charlie Bell, ecco che sta per entrare Stipanović. Charlie Bell fino alla fine, stoppatona di Gorì su Charlie Bell, mamma mia. Poi Joby Thomas da 3 punti, sbaglia, rimbalzo di Viggiano, resta in attacco la Benetton. Adesso è tutta da vivere questo finale. 1.50 al termine. Gorì per Bešinović, arresto, scarico per la tripla di Thomas, larga, rimbalzo di Ortner e fallo di Smith. Fallo di Smith ed è il terzo fallo anche per Andre Smith, che manda in lunetta Ortner. Cambio, fuori Fletcher, dentro Stipanović, tenta il tutto per tutto Sacripanti.
Stefanovic, che ricordiamo ha 4 falli, Ortonen in lunetta, 1.38 al termine, 98 secondi alla Serena finale, 6-9-6-7, Ortner sbaglia il primo. Sbaglia il primo Ortner, realizza però il secondo, 5 punti per lui. La Juve è ancora avanti, ma non si sblocca dal 69. Palleggio di Collins, l'aiuto di Stipanovic con il blocco a superare la metà campo. 1.5 al termine. Smith, ecco Charlie Bell, fallo di Becirovic. Fallo di Becirovic. Lontano dal pallone, è il quarto fallo di Sani Becirovic che manda in lunetta Stipanovic. Questo è una giocata di rara intelligenza di Sani Becirovic. Giustamente dice: devo spendere un fallo, lo faccio sempre su Stipanovic. Allora Stipa dalla lunetta, zittisce il palaverde con il primo tiro libero. 11 per lui, più 2 Juve, 12 per lui. Nel momento più importante Stipanovic mette 2 tiri liberi che sono l'ultima cosa del suo bagaglio tecnico. 1.19 al termine adesso, più 3 Juve. Gorì per un attimo Collins, poi Becirovic, fuori per Joby Thomas, attenzione a Ortner, Gorì, penetrazione contro Smith, Gorì alza la parabola, sbaglia, rimbalzo di Smith, poi Bell. Adesso calma e pazienza, ultimo giro di lancette che inizia in questo momento. Bell, più 3 palla in mano per la Juve. Con calma Bell si getta dentro contro Ortner, alza la parabola, sbaglia, si lotta Smith, poi Joby Thomas. Fallo di Collins. Il sacripante dice: perché hai fatto fallo? Perché Joby Thomas andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Terzo fallo anche di Collins, 43 secondi e 79 centesimi. Thomas realizza il primo, 7 punti per lui, 7-1-6-9. Realizza anche il secondo e sono 8, 7-1-7-0. Collins, palla persa, passaggio di Smith a Collins che si palleggia sul piede. Rivediamo il pressing di Joby Thomas, nel frattempo rimessa Treviso, ma c'è cambio, pronto a rientrare Moldoveanu, fuori Gorì, palla persa assolutamente sanguinosa. Sì, questo per il 50-50, perché anche Smith gli ha dato una palla inguardabile, Collins non ha fatto niente per recuperarla, purtroppo è così, lottare. Ortner, meno 1 adesso per la Benettone che è in attacco, 38 secondi al termine. Becirovic tenta le vie centrali, lo scarico, c'è fallo. E il quinto di Stipanovic dovrebbe essere. Vediamo la segnalazione, no, è il quarto di Charlie Bell. Torna Gorì al posto di Moldoveanu, ma c'è Becirovic in lunetta con 2 tiri liberi. A 34 secondi dal termine. Realizza Becirovic e sono 21 per lui. Parità a quota 71. Sbaglia il secondo Becirovic, rimbalzo di Smith, 31 secondi al termine, la Juve non potrà andare fino alla fine. Il palleggio di Collins contro Thomas. Vediamo se si va a prendere un fallo Collins, fallo di Joby Thomas. Si va comunque in lunetta e ci andrà Andre Collins per il terzo fallo di Joby Thomas. Poi Treviso avrà 18 secondi e 43 centesimi a disposizione per la sua azione d'attacco. Mamma mia che partita, le coronarie stanno saltando un po' a tutti, sia al Palaverde, ma immagino anche a Caserta, uguale a quella di Venezia, sempre lo stesso scenario, speriamo un altro finale. Collins mette il primo, importantissimo,
20 punti per lui, anche all'andata Caserta vinse di un punto e ci fu un finale palpitante. Collins mette il secondo e sono 21 anche per lui, oggi è 21 e ci sono 21 punti di Andre Collins. Adesso c'è time out, più 2 Caserta, 18 secondi e 43 centesimi. Mi lasci la patata bollente, eh? Ovviamente è iniziato numero 1 Sani Becinovic da marcare, evitare di fare falli su Becinovic o Jobby Thomas. Sì, Stipanovic fa la croce, sappiamo essere devota alla Madonna di Medjugorje, ieri era San Sebastiano, quindi affidiamoci a qualsiasi cosa perché questi due punti pesano tantissimo nell'economia della stagione bianconera. Stiamo rivedendo intanto un bellissimo canestro di quello straordinario campione che è Sani Becinovic. Ultimo possesso presumibilmente per la Benetton, che ha 18 secondi e 43 decimi per trovare qualcosa. Collins qui vediamo in azione una delle sue tante triple, abbiamo finalmente ritrovato il Collins. Stipanovic chiama a raccolta il pubblico, vogliamo questi due punti, dai difesa. Allora vediamo come uscirà la Juve da questo timeout. C'è Maresca al posto di Stipanovic dopo il timeout, ha abbassato il quintetto Sacripanti, rimessa in zona d'attacco per la Benetton. Jobby Thomas per Becinovic. Becinovic, 13 secondi, Moldovianu per Thomas, chiuso da Maresca, si palleggia per un attimo sul piede. Thomas. Perde palla e la Juve sbanca Treviso, Stipanovic in piedi sulla panchina, la Juve sbanca Treviso per la terza volta consecutiva negli ultimi 3 anni, un finale simile a quello del 13 dicembre 2009 quando EBR mise quella tripla, allora finì 72-70, adesso è finita 73-71. Ce la meritavamo noi perché abbiamo giocato una partita fantastica, tolto quel passaggio a vuoto nel terzo periodo. Caserta non ha meritato, ha strameritato di sbancare Treviso. Oh, mi sa che qua a Treviso non ci vogliono più vedere, l'hai detto tu. Tre vittorie di fila e questi due punti sono un macigno nella nostra stagione, valgono veramente tantissimo, ce lo siamo meritati, siamo contentissimi. Ecco la nostra Juve, è questa la Juve che vogliamo, è questa la nostra amata Juve. Squadra sotto la curva, qua proprio qui davanti alla nostra postazione, il saluto alla trentina di tifosi giunti da ogni parte sia di Caserta che del nord Italia. Dunque la Juve sbanca Treviso, sale a quota 16, come dicevi tu Camillo, due punti nel momento più difficile della stagione della Juve. Eh sì, questi punti veramente pesano assai. Eravamo qui dopo la scoppola tremenda di Sassari, 6 sconfitte nelle ultime 8 uscite contro una squadra che era ritornata a graffiare il campionato, e stavolta no, la vinciamo noi, la portiamo a casa noi, perché abbiamo meritato di portarla a casa noi. Faccio fatica a trovare un MVP, come oggi sarà retorica, ma tutti meritano la palla di MVP. Se dobbiamo sceglierne uno, ovviamente scegliamo questo ragazzo che ha messo questa tripla, ovvero Andre Collins, ma Dornekamp commovente per la sua difesa, benissimo Maresca, benissimo Andre Smith, commovente anche Stipanovic. Bell a corrente alternata, ma già un buon Charlie Bell. Questi sono due punti belli, sono veramente due belli punti. La Juve dunque sbanca Treviso, inizia nel migliore dei modi il suo girone di ritorno con il punteggio di 73-71. Io vi ricordo che domenica prossima la Juve riposerà, osserverà il suo turno di riposo, come sappiamo campionato a squadre dispari, poi alla ripresa ci sarà il Monte Paschi di Siena il 5 di febbraio al Palamaggio, poi la trasferta di Casal Monferrato prima dell'altra sosta per le finaletti. Io vi ricordo gli appuntamenti dopo domani, lunedì sera, appuntamento con Quelli che il basket alle ore 21.30 su TV Luna 2, commenteremo questa grande impresa della Juve a Treviso e direi finalmente Juve che ritrova dopo le vittorie di Siena e di Roma, tra l'altro tutte prestigiose,
si ripete per la terza volta in trasferta, stavolta al Palaverde di Treviso, ancora con un finale al Cardiopalmo. Ribadisco il finale dal Palaverde, 73-71. Ringrazio Camillo Anzoini per l'aiuto in questa telecronaca, un ringraziamento anche da parte mia, da parte di Fabio Tessa. L'appuntamento, come dicevo, lunedì con quelli che è il basket e poi la prossima partita in casa con Siena il 5 di febbraio. Grazie per l'ascolto, a voi tutti un buon proseguimento di serata, a voi.